Volevo salutare Donatella in particolare perché mi fa piacere di vederla qui con noi. A me molto fa piacere vedere te, stavo dicendo, ti trovo particolarmente bene, sorridente, proprio bene. Sarà il cortisone. Vediamo Pier Antonio se c'è. Sasà si è annunciato, Buonasera a ma non tutti, sto qua. Buonasera a è tutti, buonasera. buonasera. Fai desiderare, diciamo la verità. Silvana, noi non ti vediamo, vediamo i tuoi nobili capelli. Ma... Piano, Pier Antonio. stasera ha funzionato bene. Io mi sono portato la rete corta la tengo qua proprio vicino in modo tale che colpe da parte di questa mia distribuzione un po' folle non ci sono. Se no vedo una Ma vuole chioma bene quando non magnifica. mi vedi, sapete? Allora, Vabbè, direi proprio allora questo. decidiamoci così, facciamo così, Sasà, ma almeno non ti quello là. sento, non sentiamo Eccomi Sasà. qua, sto qua, sto nulla. qua. Sì, Non ma devi vedo aprire il più video. nulla, non sento nulla. Devi aprire il video, Sasà, noi non ti vediamo, leggiamo Non solo il tuo sento nome. nulla. Io non Ora sono devi. provvisto, io Non sto in sento ufficio e nulla. non sono provvisto di video, capito? Perché non ho No, la webcam. Pazzia. Non sento nulla, Non ce Stai l'ho. al Questa è computer? storia Stai al vecchia. Sì, sto al computer, sì. E allora Sasà, sotto trovi un'icona dove dice video, qualcosa del genere. Silvana, non No, non sento ci sta nulla. Proprio. Pier Antonio, Questa è ecco, una ecco Pier Antonio, telecamera. ti vedo, sentire, devi attivare dove c'è una specie di amplificatore, vedi un po'. No, per farsi vedere deve pigliare la telecamerina che Disattiva, c'è qua dove parlo sopra. disattiva però. Devi Non ce mettere l'ho, e non devi ce l'ho, non attivarla. ce l'ho. Prima ti Scusa, video. sentivo. No, Ah, ora. troppe voci, Ok, troppe. video ti vediamo. Ti Anche senti io vi adesso vedo tu? Sentire Mi non sa. senti? Noi no, noi non ti vediamo. E non Ti c'ho senti? la Attiva adesso. Mi telecamerina. senti? Mi Col sentite? Devo telefono, avere ma la non il telecamerina, video. non ce Sentite? l'ho. Attivare l'audio. In basso. Sentite? Sasà, ma il No, non computer non capisco ti cosa devo fare. senta? Non ce l'ha, serve la Non telecamera, so come capisco. vedi. C'è una telecamerina sotto con una freccia Accettare rossa. sessioni. È Vedi, a incorporata, fianco alla in telecamera, basso alla sinistra, c'è a scritto. sinistra. Non c'è nel video mio, il C'è video è scritto senza. Ma attiva audio. poi, statta un poco, parliamo con Pier Antonio. Telecamere audio. Telecamera ci siamo, devi cliccare No, sull'audio, la Pierantonio. telecamera io non la vedo di Pier Mi Antonio. sentite? Ora Mi lo vedo. Pierantonio, ti sentite? vediamo e ti sentiamo. Niente, Ok, mi sentite? perfetto. Sì, Sì, perché abbiamo pure visto. perfetto. Io ho chiuso il telefono. Perfetto, stasera tutti insieme, che bello. Ma non è Allora, vero, Sasà non c'è praticamente. Inutile che sì, dici. ma Non è vero. Sasà, Pierantonio, non ti vediamo più, hai disattivato telecamera e audio. Quando passi davanti, io poi a Posillipo vengo sempre, Sentite? posso poi venire a Ok, trovare sì, a casa. perfetto, Pier Bravo, Antonio, lascia bravo, tutto così così. devi No, non fare. ti sentiamo più, Pier Antonio. Ok, ora sì. Ok, Niente da fare, non riesco, ora non sei riesco, non perfetto, non riesco, non toccare riesco, nulla. Va non benissimo così. Pier riesco. Pier Antonio, Antonio. stai fermo, noi ti vediamo e ti sentiamo. Antonio? Non riesco, non riesco, non riesco. Pier Antonio, noi ti sentiamo, forse devi alzare il volume del. È lui che non ci sente. Egli mi deve alzare il volume. È lui che terrà il volume basso. Probabilmente è per quello che non ci senti, perché noi ti Ah, sentiamo e ti ecco che. vediamo.
Che cretino che sono. Ok, perfetto. Diciamo che non siamo esattamente nativi digitali, insomma. Senza colpa. Assolutamente. Però diventeremo bravissimi prima o poi. Allora, questa sa che non ha l'audio. Silvana, molto poi, almeno per quanto mi conto. Non ti preoccupare, se no... Perché oggi compio 86 anni. Bravissimi! Che bello! Grazie, grazie. Compleanno, quindi ci fa piacere festeggiarti, che bello. Sono nato, pensate, alle Igli di Marzo, data funesta. No. Per alcuni, per me non è per te è bellissima, scusami, la nascere è una cosa più bella. Scusa, però se ce lo dicevi ci facevamo trovare con un calice in mano e brindavamo. Esatto. Non c'era neanche su Facebook, quindi non potevamo saperlo. No, sai perché, Simona? Perché io ho due date. La prima è quella di oggi, la reale. E l'altra anagrafica fra 5 giorni, perché ai miei tempi, quando uno nasceva a rischio di morte il nascimento, come diceva Leopardi, capito? Poi quindi... sono nato, pesavo 5 kg, capito? Per cui quindi grandicello, diciamo. Grandicello, per cui hanno lasciato trascorrere 5 giorni prima di denunciarmi all'anagrafe, per essere sicuri che io sopravvivessi in qualche modo. Meno male. Fatto, sì. Allora, ragazzi, quinto appuntamento, 2 volte 100, riflessioni a briglia sciolta. Astor Piazzolla, Tango, Passione, Argentina, Gianni Agnelli, L'avvocato, la Fiat, la famiglia, l'Italia. Confronto di idee osservando un tratto di storia del nostro tempo. Cominciamo da Sasà, il quale non ha l'audio forse spento. Sasà, mi senti? Sasà? Allora, malinconico, sensuale, triste, passionale, elegante. Non parlo di te, non ti illudere, del mondo, ma parlo del tango. Carlos Gavito, il più grande tanghero del mondo, diceva: il segreto del tango sta in quell'istante di improvvisazione che si crea tra passo e passo. Rendere l'impossibile una cosa possibile. Ballare il silenzio. Agnelli e Piazzolla, entrambi nati nel 1921, un tempo di mezzo tra una guerra e un'utopia che condurrà ad una nuova guerra. Il tango dei nostri giorni, Sasà, cos'è? È passione intesa come desiderio o passione intesa come tempo che ci conduce alla rinascita? Sono impreparato. Vorrei dire che è un po' alla Margiullo questa domanda. Ma scusami, noi dobbiamo, come dire, movimentare un po' la situazione, altrimenti diventa sempre tutto, diciamo, prevedibile. La domanda è molto bella, però io non sono un esperto di tango, lo ammiro, mi piace moltissimo. Ti posso solamente dire che a Napoli, quando si vuole dire una cosa particolare, si dice mo facim ballo tango, ha un significato preciso in napoletano. Quando dice uno facim ballo tango, vuol dire che praticamente fai una bella partita, per esempio di calcio, e annulli completamente gli avversari. Quindi il tango a Napoli mi sembra che nella tradizione popolare possa essere inteso come un momento in cui tu, l'avversario, non la compagna chiaramente, possa essere resa completamente debole, inoffensiva. Ho fatto il paragone di una partita di calcio perché è più comprensibile. Dal punto poi di vista di vedere il tango ballare dagli altri, è sempre un grande spettacolo, è bellissimo. Io non sono mai riuscito a ballarlo, onestamente, che ci vuole studio, preparazione, insomma, è decisamente... È un ballo chiaramente molto sensuale, è un bagno molto... Io non l'ho mai imparato, quindi se devo parlare di tango dal punto di vista del ballo, sono completamente impreparato. Invece, per quanto riguarda vederlo e ascoltare anche delle musiche senza neanche il video, è sempre molto molto bello, molto particolare. Il tango secondo te è napoletano? Sa, il tango è napoletano? No.
non penso che l'origine è completamente argentina, che poi Piazzolla sia di origini, diciamo, da immigrati, eccetera. Sì. Poi, non più di tanto. No, nel senso, cioè, è un ballo che tu vedi adatto ai napoletani, in questo senso, cioè nel napoletano tu cosa vedi del tanghero? C'è qualche somiglianza? Non ne conosco nessuno, ti dico la verità, ne ho mai visto a Napoli delle coppie che ballassero il tango, io non l'ho mai visto, insomma, quindi è un argomento credo che Silvana intenda dire come tipologia, non, cioè nel senso c'è qualcosa di riconoscibile nel napoletano come possibile candidato a ballare il tango? Perché guarda, ti ho detto, i napoletani me l'hanno interpretato, quando andiamo a fare una partita, anche un doppio di tennis, Sasà e facciamo ballo o tango, ha un significato, li stracciamo, li battiamo. Posso? Ok, sì, allora, vai, assolutamente, Gerardo. Allora, scusatemi, dici. La questione di base è che Piazzolla non ha scritto il tango, ha usato il tango e ha scritto la sua musica. Questo dà fastidio molto agli argentini, perché sentono dire nel mondo che Piazzolla è il re del tango. Non è vero. Il tango classico è quello che voi conoscete, il tango classico è rimasto nel mondo, soltanto che Piazzolla è uno dei più grandi compositori del Novecento e ha scritto delle meraviglie usando come base, come vettore, il tango, perché è l'unica musica che sapeva. Vi vorrei fare un aneddoto su Piazzolla, ve lo posso dire. Piazzolla era un bambino di 5 anni che restava chiuso in casa con la madre che era argentina e con il padre che era di origini nostre, che uscivano tutte le mattine. Questo bambino dalla finestra sentiva un pianista che suonava musica classica e imparò a orecchio quasi tutta la musica di Schubert e di Chopin. Quando più tardi, pochissimo più tardi, 2 o 3 anni, il nonno materno, cioè l'argentino, gli portò un piccolo bandoneon, lui cominciò a suonare a orecchio il bandoneon e da allora in poi non l'ha mai lasciato, perché è un virtuoso autodidatta che poi ha fatto anche un po' di scuola. Non ne ha avuto più bisogno, tant'è vero che è distaccato da quello che è il filone di musica normale, però ha composto cose fantastiche. Quando è venuto a Napoli, questo pubblico nostro che conosceva il tango classico, la guardata è rimasta all'Augusteo, stavamo, è rimasta così perché non lo conoscevano. Noi lo seguivamo da molto tempo, per la verità, io e i miei amici, no? E avevamo la sensazione di avere di fronte un genio. Tutti lo copiano, tutti suonano un po' il bandoneon, ma nessuno arriva a suonare un'orchestra contenuta in un solo strumento, che era il bandoneon suo. Nel podcast di oggi c'è una bella parte destinata, quella che comincia con la cosetta, che comincia con la mia cosetta. Sì. Dopo c'è una bella parte dedicata al tango, al libertango, alla Piazzolla, ma siamo sul pezzo, Gerardo. Allora, spero che si facciano si faccia degnamente ricordare questa figura. Assolutamente. Allora, ascoltami, Gerardo. Gianni Agnelli, nipote del senatore Giovanni Agnelli, la Fiat educato secondo un modello alto borghese, fitte frequentazioni nel mondo dell'aristocrazia, icona di stile. Cosa resta oggi di quell'Italia? Di quell'Italia, perché vogliamo legarla a Agnelli, è un po' difficile. Agnelli non era un uomo di quel tempo, né un uomo del nostro tempo. Agnelli per me
come forse ha detto, mi pare, Kissinger, era un principe del Rinascimento caduto in mezzo a noi. Sulla sua aristocrazia, dove si è tanto parlato, bisogna pensare che aveva una madre che era una Borbone, e un'educazione come quella delle sorelle, identica, quelle delle sorelle Maria Sole, l'altra Susanna, che avevano un cliché. Questo cliché era nato dalla scuola torinese di aristocrazia, che forse era, fra tutte le cose piemontesi che a noi non piacciono, non mi piacciono ancora, era forse la più avanzata. Quindi io su questo metterei un punto fermo. Agnelli è una cosa, noi ne siamo un'altra, e il tempo che è passato è diverso. Su questo potrei dirvi, se me lo permettete, due parole su un'operazione che facemmo alcuni anni fa. Eravamo tre club rotariani uniti insieme, c'era un certo legame con lui. Lo pregammo di venire a fare una conferenza a questo numero di club rotariani uniti. Lui disse di sì. E allora alle Scienze lo preparammo, una di quelle belle serate pompanti tipo sposalizio, con 260 posti, 260 posti a mangiare. Al momento la cosa era alle 8:30, prendemmo la migliore macchina che c'era fra gli amici, mi pare che fu presa un Opel enorme, e andammo all'aeroporto. Io non andai, attento, io rimasi lì. Si andò all'aeroporto e andammo sotto all'aereo per vedere l'aereo personale se scendeva. Dice, no, ma non c'è, lui è venuto stamattina. Come stamattina? Allora dove sta? Non è sta. E la macchina se ne tornò moggia moggia, senza Agnelli. Nel frattempo, alle 8:30 si apre la porta e, salendo dal Circolo Italia, Agnelli entrò all'Excelsior. Era venuto con lo Stealth, cioè con quella barca meravigliosa che teneva, che aveva usato tutta la mattinata per girare nel golfo. Ho voluto vedere la Gaiola, che era di loro proprietà. Poi sono andato un po' fuori Procida, sono andato in giro, ho mangiato e non disse dove, non me lo ricordo. Comunque arrivò puntualissimo, elegantissimo, e entrò nel Circolo Italia, salì dal Circolo Italia, dove aveva fatto ancorare lo Stealth, e venne da noi. E fu una serata bellissima. Cioè la relazione sua sullo stato economico del paese, su quello che la nostra gioventù, quella che noi dovevamo curare, dovesse andare avanti con certe regole, la fece, espose in una maniera perfetta. E noi capimmo che era un affabulatore fantastico. Alla fine, questo è il punto, alla fine il presidente che fu tra i tre scelto per potergli offrire un dono disse: avvocato, noi sappiamo che lei può comprare tutto, tutto il mondo può comprare, non c'è nulla che lei non può comprare, eppure noi napoletani abbiamo trovato una cosa che lei non può comprare. Perché questo non si compra? E tirò fuori un corno d'oro bellissimo che gli regalò. Lui l'accettò con un enorme piacere, sembrava diventato un napoletano. Poi un ragazzo del gruppo dei giovani che partecipava alla serata gli portò una meravigliosa pubblicazione di Vele che diceva "Col vento in poppa". Allora lui la guardò, l'aprì e disse al giovanotto che glielo offriva: ti ringrazio, ma guardate ragazzi miei che dovete imparare a navigare anche col vento in prora. La serata finì così, che mentre noi stavamo là e pensavamo di dargli la camera nell'albergo, dorme qui, non dorme qui, eccetera, eccetera, non è mai stato capace di andarsene fuori da casa sua, alle 10:20 arrivò l'autista, lo portò all'aeroporto, si mise in aereo e andò a dormire a casa sua. Ottimo. L'aneddoto che posso ricordare. È una persona fatta così, cioè lui non dormiva a casa sua tutte le sere. Da dove stava? È una forma mentis, no? Alla fine è una forma mentis. Una personalità così superiore, così, come posso dire, singolare, che veramente la tua domanda è interessantissima.
che c'è rimasta a noi, mica c'è rimasto l'orologio, quelle cose cretine. Corsino, certo. È rimasta la qualità, certo. Il garbo di porgere, il garbo di fare l'osservazione. Cioè, sai che la stessa Susanna Agnelli riusciva a mantenere l'ordine senza mai togliere il sorriso dalle sue labbra. Certo. Questo è un fatto caratteriale, ma anche costruito, anche di classe intesa come educazione, di classe, come esatto. Educazione. D'altra parte, quindi, come ti dicevo, tutta la gente che dice ma sono snob, non è vero. Sono certo. Aristocratici perché discendono da una famiglia nobilissima che attraverso la nonna aveva trasmesso a loro questi segni. Certo, diciamo, quindi è proprio una forma mentis, come dicevo prima, un modo di dire, un modo sì, studente. Sì. Piero Antonio, volendo raccontare una storia tra tango e fabbriche, milonga e catena di montaggio, tra lavoratori dello spettacolo fermi da un anno e delocalizzazione della produzione, come la realizzeresti in una breve prefazione? Io l'ho scritta. Ah. Ma questi ragazzi hanno studiato tutti, ma non lo so. No, volevo solo dire questo a proposito del tango, una cosa che a Sasa anch'io non lo so ballare, solo che mi serviva da giovane, adolescente, così affamato, assatanato di donne, naturalmente nel mio paese le donne assatanato addirittura col cannocchiale solo in chiesa si guardavano le donne eccetera eccetera. Però poi non so se l'ho raccontato, quando un ragazzo si innamorava, si vedeva una ragazza di cui le piaceva, si avvicinava alla madre con lei in mezzo alla strada e diceva: io ho un pensiero per te. Questa è la dichiarazione d'amore in dialetto, naturalmente. Come ballo lento, come ballo della mattonella, per cui le differenze a ragione da già. Sul tango, oppure ecco, ho appreso dalla melonga o milonga, si dice questa variante. Milonga. E poi ancora Gerardo, vuol dire che è bello quel suo aneddoto su Agnelli. Io ricordo due cose, cioè l'unica persona, credo, al mondo che sia stata denominata l'avvocato, non ha mai entrato in una casa giudiziaria e non ha mai fatto la professione, ed era l'avvocato per antonomasia. Sì. La seconda considerazione che ho di Agnelli è che grazie a lui o a causa sua abbiamo più autostrade che ferrovie. Questo pesa molto sulla nostra economia, questo dal punto di vista. Bene, se volete vi leggo questo incipit. Assolutamente. Allora, anche le macchine delle fabbriche andavano a rilento, quasi esse stesse a subire la stanchezza che pesava come una cappa su tutta la comunità, dopo più di un anno da quando era scoppiata l'era del virus. Il virus con la V maiuscola, che aveva ridotto l'umanità in ginocchio davanti a quel nuovo Dio terribile che metteva vittime senza guardare in faccia nessuno. Le strade delle città erano deserte, la saregeresca abbassate, solo i cani randagi erano gli unici viventi. Anche i gatti scomparivano alla vista del tentativo di nascondersi. Qua e là, agli angoli delle strade e delle piazze, i uomini in divisa perlustravano i paraggi a caccia di esseri umani inadempienti, uomini contro uomini. Nella prima fase gli uomini fra di loro si sono combattuti tutti come untori. Nella seconda fase i sopravvissuti al virus si erano rintanati nelle proprie case, mentre all'esterno circolavano solo quelli in divisa con le armi spianate. Alla stanchezza via via era subentrata la paura dell'altro e poi degli umani armati. Di suo il virus continuava ad ammazzare. Circolava anche la voce che anche i vaccinati non erano al sicuro del contagio, e che c'erano state donne contagiate anche una decina di volte, una dietro l'altra, e appena si rimettevano arrivava lui, il virus, come un uccello vendicatore, e le violentava di nuovo. Ed era anche accaduto che alcune di esse, specialmente le più giovani, erano le più provate dalle visite del virus. Infatti accadeva che alla fine del mese successivo al contagio esse accusavano tutte i dolori della gravidanza, solo che essi sparivano allo scoccare del nono mese, giusto quando il virus si ripresentava. Ci mettevano anche i social, che postavano donne nude che ballavano sulle spiagge assolate e deserte. Ormai la gente non ce la faceva più a rivedersi e a riconoscersi con le mascherine che occultavano quasi tutto il volto, rendendo tutti simili a tutti. Verso le 12 di ogni giorno poi si levava per aria una musica lenta e ritmica insieme, una sorta di milonga.
e un giorno con la musica che non si sapeva dove provenisse e chi fosse ad eseguirla, comparve nel cielo anche un grande uccello, tutto nero, che aveva le più grandi ali che si fossero mai viste. E poiché era arrivato in luglio, quelle ali, che si dondolavano in cielo quasi ballando al suono della musica, gettavano un'ombra gigantesca attenuando la calura. E la gente che se ne stava rintanata in casa poteva così godere di un po' di fresco fra tanto caldo. E quella gente, diceva fra sé e sé, è vero, non tutti i mali vengono per nuocere. Ho bellissimo. Finito, un po' surreale. È un po' surreale. È bella però, molto, molto bella, devo dire la verità. Complimenti Pier Antonio, grazie. L'ho fatta per voi, visto che stamattina io a Giro Silvana mi rimprovera che io sono un pigro, un infingardo. No, è vero, guardarci senza mascherine, accidenti. Assolutamente, veramente bellissimo. Comunque, fortunatamente anche il fatto di poter sentire la voce, dai, è bellissimo. Almeno certo, questo è vero. Anche senza telefono. Questo piacere ce l'ha sottratto, soltanto la voce ci dà. Bravo Pier Antonio, ogni tanto. Donatella, ciao, ciao. Adesso tocca a te. Non essere cattiva, mi raccomando. No, assolutamente. Dai, allora, il ballo sapete come lingua... Sapete quando penso a Donatella io? Passo davanti alla sua casa e mi fermo l'ufficio postale, che è sempre... Affollatissimo. Sempre affollatissimo, sì, infatti. Poi c'è anche a fianco, c'è anche il mio barbiere, Donatella. Vedi? A fianco. Quello sì. È un barbiere che va molto di moda, lo sai, è trendy, come si dice. Sì, non lo so, c'è sempre molta gente. Ti assicuro, guarda, proprio... Sì, e poi c'è anche un negozio per animali a fianco ancora. Ecco, vabbè, sei preparatissimo. Conosco tutto di quella zona. Allora. Donatella, dicevamo, il ballo come lingua che tutti i popoli comprendono. Per te, passione cos'è? È il caliente Sud America o il teutonico rigore, quindi il lavoro, birra e settimana in estate a Rimini? Che domanda! Direi che domanda retorica, nel senso che ora dirò una cosa oltremodo scontata, che sicuramente molti hanno affrontato prima e meglio di me, però della quale io sono profondamente convinta da quando ero piccola, che avevo grande amore per la geografia. Di solito la geografia a scuola non si studia molto volentieri, sembra un fatto estremamente mnemonico, eccetera. Invece io la ritengo una materia appassionante, fondamentale. Ho sempre pensato che alla latitudine corrisponda a un profilo antropologico, non c'è niente da fare, è così, ma penso che siamo tutti d'accordo su questo, no? Per cui la geografia è fondamentale, finisce col determinare l'ambiente, finisce col determinare la società. La società composta come massa di individui, che voglio dire, pur con le loro chiaramente caratteristiche, con le loro diversità, però finisce per avere, abitando in uno stesso posto, anche attraverso la stratificazione della consuetudine dei secoli, eccetera, finisce per avere, secondo me, delle caratteristiche ricorrenti. Per cui, se nel nord del mondo al rigore del clima corrisponde un rigore anche mentale, rigore nel senso di rigidità, nel senso di una certa, appunto, rigidità, dico, proprio nell'atteggiamento, nell'approccio, nel modo di pensare, nel rapportarsi, nelle relazioni, eccetera, al sud, ovviamente, alla mitezza del clima, corrisponde, come sempre ci hanno insegnato, invece una... un po' una mollezza di costumi, un po' un certo lassismo e un po' quella passione, cioè dove fa caldo c'è poco da fare, c'è qualcosa che arde, c'è il fuoco, per cui tu mi chiedevi di passione, la passione è quella, è quella del sud, non c'è niente da fare, e quindi nel sud del mondo, io non voglio parlare sempre di Napoli perché finiamo altrimenti per guardarci l'ombelico, io dico Napoli ma come il sud del mondo e quindi l'America Latina naturalmente, cioè è lì che può esprimersi sicuramente meglio il ballo in tutte quelle forme che sono poi di malinconia, no? Perché poi il tango e tutta la musica latinoamericana è il
è il ballo dell'assenza, il canto del dolore per la lontananza della terra, certo, che si è lasciata. Fondamentalmente nascono tutti così. Infatti, per cui assolutamente è quella. E poi devo dire io, ma come tutti penso voi, sicuramente l'ho sperimentato, cioè i popoli del sud del mondo, gli italiani, i greci, gli spagnoli e così i popoli latinoamericani, quando ballano esprimono proprio, cioè sono sempre sopra le righe, c'è sempre un andare oltre nei gesti, nella gestualità, nel simulare questa passione, eccetera. Invece i popoli nordici, io li ho visti ballare nelle discoteche di Anversa, di Francoforte, piuttosto che di Bruxelles o di Berlino, cioè sono legnosi, sono rigidi, sono veramente, mi dispiace dirlo, salva la pace di qualcuno naturalmente, però sono piuttosto sgraziati perché portano fuori quella rigidità che hanno dentro. E poi sono pragmatici, non sono passionali, sono più pragmatici. E poi liberarsi in maniera sguaiata nel fine settimana, dove si riempiono di birre, hanno bisogno di caricarsi per superare quella soglia emotiva al di là della quale loro si tengono sempre, e quindi poi nelle vacanze a Rimini, come tu dici, o nei fine settimana in cui si concedono queste pause dalla rigidità, dal lavoro, dai ritmi così serrati, poi sono creature sgraziate, devo dire, questa è un po' la mia sensazione. Non sono passionali, diciamo che sono... generalizzazioni, è chiaro che lascia il tempo che trova questa mia considerazione, però un po' se devo andare per statistiche, per grossi numeri, ecco, questo è quello che penso. Sicuramente la passione è del sud del mondo, insomma. Poi gli altri fanno filosofia, al nord si fa filosofia, i più grandi filosofi sono stati tedeschi, no? Per esempio. Certo, assolutamente. Avevano, non avendo il bel tempo, giustamente, noi siamo filosofi. Stavano chiusi in casa, fuori la bruma, e loro poi dopo dentro studiavano le candette, i codici. Noi invece abbiamo studiato la filosofia della vita, mettiamola così. Della strada, come dice quella. Donatella, però non dimenticare che la filosofia è nata ad Atene, cara. Ah, certo, in Grecia. Sì, questo dico dopo. Questo hai ragione. In Italia, infatti, i filosofi, rispetto a quelli tedeschi, sono, carità, tanto di cappello davanti a Emanuele Kant. Senti, però c'è per esempio su questo tuo tratto geopolitico, no? Perché diciamo di geografia politica, no? Attraverso le latitudini, per esempio il fenomeno dei suicidi in Svezia. Praticamente quando tu non riesci a bere più la birra, il suicidio può essere una via di fuga. Molti suicidi purtroppo sono una connotazione, un connotato antropologico del popolo svedese per certi versi. È un fenomeno abbastanza inquietante questo fatto dei suicidi in Svezia. Perché, inquietante, sì. Perché, una grande solitudine alla fine. Forse anche il fatto che, poiché sono estremamente rigidi nei loro comportamenti, rigidi nelle leggi, nell'osservare la legge, per esempio, e quello è un dato positivo, forse anche nel rapporto sentimentale. Io mi facevo sempre quattro risate quando paragonavo l'uomo geloso di Stoccolma con l'uomo geloso di Palermo, no? Con tutte le connotazioni e diversità naturalmente che questo comportava, tra l'uomo geloso di Stoccolma che magari preferiva suicidarsi e che l'altro invece che uccide purtroppo la moglie quando non gli va bene. Però comunque voglio dire, c'è questo dato veramente di geopolitica che tu hai segnalato, Donatella, è vero questo fatto? Certo. La difficoltà proprio di uscire da se stessi per entrare in contatto con l'altro. Scusa Gerardo. No, dicevo, sono paesi nei quali la disponibilità di spazi pro capite è enorme. Noi invece siamo comunque costretti a stare vicino. Ma c'è uno di più. Con la nato, come si dice, Gerardo. Ma c'è di più. Qualche esperimento, forse l'avete sentito, è quello delle affinità che esistono, per esempio, nel campo della musica, forse il principale, nel Mediterraneo. Mettetevi al centro del Mediterraneo e fate venire lì una serie di organizzazioni musicali, non dico orchestre, dalle varie zone che
potete chiamare, dall'Algeria fino alla Spagna, compreso la Grecia, l'Italia e gli altri, e metteteli a suonare. Vi accorgerete che il sound in genere è lo stesso. Cioè noi abbiamo un filone musicale che da 2000 anni viene fatto separato un po' dai dialetti, ma nella sostanza è lo stesso. Cioè la musicalità dei nostri popoli, di quelli che nel Mediterraneo, quando si incontrano, riescono a comprendersi. Perché non so se lo sapete, a Trapani, quando arriva una barca algerina, si parla perché hanno creato da sempre un linguaggio col quale si possono parlare. Non è arabo e non è siciliano, è una pazzia a sentirli, non si capisce niente. Però quello a forza di stili parlano. Nella stessa maniera, non credo proprio uguale, voi potreste riunirli e sentire le loro musiche, selezionandoli con l'orecchio musicale affinato e capendo quanta qualità e quanta affinità c'è. Fu fatto un esperimento a Cartagena 3 anni fa, ci andò Bennato Eugenio, il mio amico Eugenio Bennato, e disse: io mi trovai con 3.000 persone che stavano a guardare. E poi arrivarono dei gruppi. Noi ci sconvolgemmo nel vedere l'affinità di quelle cose che suonavano con strumenti stranissimi, perché venivano pure i Tuareg a suonare. Questa cosa è molto nostra, è molto mediterranea. L'eco del Mediterraneo, è proprio così, è proprio assolutamente. Così. Un po' e differente. Se vai in Sicilia, Gerardo, tu prima hai parlato di Trapani e delle barche che venivano dal Nord Africa, vai in Sicilia questa sensazione ce l'hai così forte, che quella sia stata proprio una culla in cui si sono incontrate tutte le culture, senza dubbio, i normanni, cioè è una cosa di una bellezza. Io grande. Per un quarto sono siciliano, per questo io... questa cosa mi mi io riguarda. Adoro i siciliani, li adoro. È un bellissimo popolo, i siciliani sono bellissimi, anche la Sicilia è molto bella anche come terra, tra l'altro, cioè dei colori, dei sapori, dei profumi eccezionali. Ma cioè, poi cominci e non finisci mai. Il tempo a disposizione è finito, purtroppo. Grazie, ci dobbiamo salutare. Grazie a voi. Grazie a voi, è stato un piacere. Tanti auguri, Pier Antonio. Posso dirti solo una parola? Sì, una. Agnelli a Napoli veniva spessissimo con una barca a poggio, bellissima, che era molto grande, e veniva anche, si faceva portare anche una barca a vela meravigliosa, con le vele maggiori. Io mi sono divertito qualche volta, dato che andavo a vela spesso, a ingaggiarmi con la barca di Agnelli. Agnelli stava al timone. E timonava decisamente alla grande, in pratica, era appassionatissimo e frequentava molto anche il Circolo Italia, perché era uno dei soci fondatori, credo. Comunque era bravissimo anche a vela. A Napoli, poi questo te lo dico dopo, fuori radio, fuori perché, onda. Esattamente, meglio fuori onda, ve le dirò dopo, perché decisamente era un viver ma importante, di grande livello. Napoli aveva moltissime. Io non ho raccontato moltissime... quegli altri episodi. Bravo. Complimenti. Ma perché devi fare sempre queste cose? Poi se te li racconti dopo, perché ci siamo tutti adulti. Sono così. Sì, ma spesso a noi la nostra web radio va anche nelle case dove ci sono i bambini che sentono tutto. E poi non vorrei avere. Sei così delicato, così delicato. Non vorrei avere qualche denuncia da qualche donna napoletana. È un fiorellino quando si esprime. Quindi. Un fiorellino, sì, basta dire le cose con grazia. C'è stato un anno in cui hai fatto la triade della Confindustria: Pirelli, Agnelli e Corbino. Mario Corbino ci raccontava delle cose. Delle serate di lavoro che si devono raccontare. Voi umani! Gerardo, ma Mario Corbino era parente di Picarmo? È il figlio!
Il figlio di Epicarmo. Sì, sì, ho capito. Seconda, è tutto quello che è un testo, il testo che ho studiato all'università di Epicarmo Corbino, sì. Sì. Ragazzi, Big Ben ha detto stop. Quindi... Ma lui è anche un grande cuoco, Epicarmo è un cuoco Sergio, di buon livello. Sergio è un buon cuoco. Mario Sergio, invece Sergio. Se ne frocolea. Non Epicarmo, Sergio Corbino. Lui parlava di Mario. Sono disciplinati. Okay. Ragazzi, sei disciplinati. Ragazzi, okay. Big Ben ha lunedì, detto ragazzi, a lunedì. Auguri a Pierantonio. Grazie, arrivederci. Molto divertente. Ciao, grazie a tutti. Ciao. Grazie, buonasera. Ciao.